Ciao ragazzuoli, bentornati sempre qui al Cap, bentornati sempre qui sul canale. Oggi non giochiamo, ma capiamo, perché so benissimo che c'è dell'hype all'interno delle spot di domani, perché si suppone che sia una bella cartina, bella, fresca, interessante e capace di poter cambiare le carte in tavola, ok? Oggi lo andremo ad analizzare, e vediamo in quali mazzi e come può essere utile questa carta e perché bisogna pullarla. Quindi prima di iniziare, bella iscrizione al canale, come sempre vi ricordo che stasera saremo live per continuare le nostre pet pazze e come sempre tutti gli altri social in descrizione. Partiamo! Allora, War Machine, ultima carta del spot di marzo, ultima carta serie 5, ultima carta del pass X-Men contro Avengers. Cosa c'ha di questa carta interessante? Ovviamente il suo effetto perché? Perché quando noi andremo a giocarla in una determinata location, nel turno successivo noi potremo andare a giocare le nostre carte senza restrizioni in qualsiasi campo e fregandocene dell'effetto delle nostre carte. Le persone ovviamente ingolosite da quello che può fare in combo con la carta che ovviamente ha delle restrizioni all'interno del suo effetto che è infinauta. Ha incominciato ad avere delle erezioni potenti la gente, capito? Ma c'è da dir di più, se voi avete visto la spot qualche settimana fa e non adesso. Tra l'altro questo è un articolo di Zone, quindi potete andare benissimo a controllare, a vedervelo e a capire. Qualche settimana fa la carta non era 4-6, ma bensì aveva un 5 di costo. Ok, perché si è voluto andare a dare un costo in meno? A parte tutto che è molto meglio così, perché ha delle sinergie ancora più interessanti con quello che è Zabu. Si può benissimo pensare di giocarlo al turno 3, si può benissimo pensare di giocare al turno 4. Perché? Perché questa carta va in contrapposizione alla carta che stiamo vedendo, che ha dominato con il Thanos e anche adesso con i Guardiani, ovvero il grande Profix. Questa carta è stata anche verosimilmente accostata a Jeff per il suo effetto simile, cioè simile perché giustamente War Machine ti obbliga a giocarlo e poi puoi fare le tue giocate dopo in tutte le location. Invece Jeff è un pochino più flessibile, sapete quanto è entrata dentro al meta questo Jeff, infatti è presente in qualsiasi mazzo, quindi la gente si chiede: sarà come Jeff? Sarà così impattante questa carta? Capiamo. Anzitutto queste sono le carte che maggiormente si possono usufruire del suo effetto. Ovviamente c'è Infinauta, carta, cioè è la pro, è Dio War Machine con Infinauta, capito? Perché tu già puoi giocare un Infinauta al turno 5, metti che tu hai posizionato Hope Summer in War Machine nella stessa location, ti prendi quel più uno di energia e poi BAM! Infinauta. Poi stessa cosa puoi fare, puoi usufruire dell'effetto anche al turno 6, sempre su Hope Summers, e BRIM! E Infinauta, oppure lo stesso Giganto, capito? Cioè, sono cose particolari anche perché ti permette di andare a usufruire di una bella combo come la Fauce d'Ebano, che è ingiocabile, capito? A parte dello Shuri Sound, la Fauce d'Ebano non si usa in nessun mazzo, capito? Ma ora vediamo qualche mazzo, perché so che state aspettando il mazzo. Ora, il primo mazzo che ci viene incontro è una cosa del genere, ok? Questo mazzo si chiama Infinauta. E come potete ben vedere, al suo interno c'è la Fauce d'Ebano, c'è Crossbones, c'è War Machine, c'è Cool Obsidian e anche Infinauta, ok? Perché ci sono parecchie carte di costo 4. Tu, giocando Zabu di turno 2, ti permette di fare delle giocate con War Machine, tipo che ne so, Crossbones, Cool Obsidian, sono 18 punti, metti che l'hai settato nella stessa location di Hope Summers, metti ulteriore 7 punti perché c'hai la Fauce d'Ebano, cioè tu metti 25 punti in quella location lì. No, non per forza nella stessa location, si possono spalmare dove noi vogliamo, ok? Quindi, la vera domanda è: Infinauta in questo mazzo, se bricchiamo Mega Red, Omega Red, ma che pazzo, ubriaco, se bricchiamo War Machine, può essere utile? Ni, nel senso, devi andare per forza a saltare un turno per poter usufruire di Infinauta, non c'è altra storia. Quindi forse potrebbe essere anche un'arma a doppio taglio questa cosa, perché se non ti capita War Machine, che fai? Per questo in questo mazzo metti il turno 6 che tu non puoi giocare Infinauta, per esempio. Tu c'hai Zabu settato, tu puoi benissimo andare a giocare un Crossbones Cool Obsidian carino, anche perché se noi brichiamo War Machine abbiamo la Kitty, abbiamo Nightcrawler, abbiamo la Fauce d'Ebano, metti che la puoi settare così, c'è un game qualche particolare, c'è una location particolare, capito?
Poi c'è anche presente Shang. Cioè, io vi consiglio sempre, quando voi valutate i mazzi da poter costruirci attorno a qualche archetipo, si dice archetipo, Dio, di non dimenticarvi delle tech card, perché Shang, come Enchantress, come Rogue, sono delle carte che devono essere presenti nel mazzo, raga, perché danno una mano fondamentale. Cioè, nel senso, il funzionamento del mazzo, la combo del mazzo, sì, ok, ma diamo priorità anche a quelle carte che ci possono far uscire da situazioni sgradevoli. Ecco, in questo mazzo abbiamo la vera importanza di Zabu all'interno del funzionamento di War Machine, perché guardate, cioè è lo stesso identico mazzo, se vogliamo, ma c'è la Wave. Wave ci può permettere di fare delle giocate prima del turno 6, di giocare un Doctor Doom a 4, di giocare un Magneto a 4, che è sempre comodo comunque, è sempre comodo andare a giocare queste cose, però ovviamente ce l'ha anche l'avversario la cosa, quindi può benissimo buttarti un blob in bocca. Vero, però io quando penso a tutti i mazzi da poter usufruire, ci penso anche ai deck che stanno girando attualmente. Cosa sta girando attualmente? I Guardiani, sta girando, che ne so, Jean Grey. Ok, ci abbiamo anche visione in questa cosa, ci possiamo andare a spostarlo. Possiamo anche usufruire di War Machine per fregarcene di Jean Grey. Quindi è una carta che porta dietro delle aspettative assurde, raga. Cioè, la gente come me ha pensato veramente le peggio cose da fargli fare a questo War Machine. Forse anche sopravvalutandolo, eh. Però possiamo andarlo anche a giocare nei deck opposti a War Machine, ok? Quindi immaginatevi un mazzo del genere con i Guardiani. Immaginatevi una Storm in cui magari perdiamo il turno 4 quando abbiamo giocato la Storm. Metti che il bro ci ha veramente giocato il mondo in quella location. Noi abbiamo un'altra possibilità con Visione. Abbiamo un'altra possibilità con War Machine. Ok, quindi bisogna un attimo capire durante i game quando noi vogliamo andare a giocare War Machine, se vogliamo giocarlo di turno 4, se vogliamo giocarlo di turno 5, di turno 3 in tu Zabu. Bisogna un attimo capire sta meccanica, però penso che poi i game ci regaleranno sempre delle grandissime emozioni. Il mazzo che più mi ha colpito di tutti questa carrellata di mazzi è questo, cioè già noi vediamo Armor e Cagliera, ok? Perché cosa vogliamo fare noi? Vogliamo andare a giocare Opsummer into War Machine into Infinauta. Metti, prendi la prio ovviamente, perché si suppone che tu prendi la prio giocando un Infinauta. Tu puoi benissimo gestirti il turno successivo o con Taskmaster into Armor, ok? Perché tu ovviamente pensi di andare a giocare nella stessa location di Opsummer Infinauta, ok? Oppure puoi andare a skippare sempre il nostro turno 5, ok? E giocare sempre Infinauta e Shulk, che è sempre una bella soluzione, ok? Quindi in questo caso l'Infinauta, se tu bricchi War Machine, può essere in qualche modo utilizzabile ugualmente. Poi ricordiamo che c'è Shuri, ricordiamo che c'è Taskmaster, ricordiamo che c'è Visione, perché una delle combo più forti che mi piacciono con Shuri è Shuri in tua Visione, che è una 16 che tu la puoi spostare in tre campi, capito? Cioè è una cosa fenomenale. E ovviamente ci abbiamo anche delle carte che ci possono salvare dal giocare Infinauta, dal giocare Shulk, dal giocare tutte le nostre carte potenti. Perché l'unica cosa da pensare che noi andando a giocare War Machine o è di andare a giocarlo nelle determinate location in cui l'avversario non può giocare, ok? Quindi noi giochiamo un Infinauta dove non possiamo giocare le carte e siamo belli tranquilli che lui non ci può fare assolutissimamente nulla con uno Shang o qualsiasi altra carta che può superare il nostro Infinauta. Ma nelle location in cui noi dobbiamo andare a giocare roba, e anche l'avversario deve andare a giocare roba, avere un Armor o una carriera di scorta è sempre un qualcosa in più, capito? E ci tengo a concludere con le variant di questa macchina da guerra. Cioè, nel senso, c'è la variant progetto che a me fa impazzire. Cioè, io amo le variant progetto, ma anche quella delle spot, la pandart. Metti che c'è qualche pazzo che si vuole prendere War Machine e anche la pandart. Questa è veramente figa. Non gli puoi fare niente, cioè nel senso, ma anche una roba del genere, oppure questa, cioè sono belle le varianti di War Machine, pensavo peggio, tralasciando la Pixel che sembra un ciclope con l'armatura. E ora considerazione finale, cosa ne pensa il buon Cap di questa War Machine? Io sinceramente rispetto ancora le mie aspettative, nel senso che secondo me questa carta può essere veramente molto interessante, anche perché può essere variabile in tanti mazzi, ok? Forse è questa la cosa che in molti, anzi molti in pochi, ha fatto storcere il naso, perché c'è chi vuole delle carte, predilige delle carte con delle combo preimpostate, nel senso che vai a metterlo in un determinato archetipo e via pace amen, e vai a potenziare quel mazzo, e c'è chi vuole andare a
avere più variabilità all'interno dei mazzi. Ok, io sono più della seconda opzione, anche perché altrimenti ci sarebbe sempre quel solito mazzo che predilige in più rispetto agli altri. A me sta cosa fa imbestialire. Perché? Perché ovviamente chi è che non si può permettere un War Machine, o chi non ha chiave, o chi non ha delle spot, o chi non ha token e non va a giocare War Machine all'interno proprio della sua settimana di lancio, si trova veramente a non sapere che cazzo fare per contrastare sta carta. Ovviamente io mi aspetto che in questa settimana ci sia un reinserimento di Cosmo all'interno dei mazzi, perché può essere veramente interessante cercare di counterare War Machine in qualche modo, perché mi sembra che sia l'unica carta che possa andare a counterarla. Oppure anche un Super Giant, perché tu vai semplicemente a giocarla al turno 5 molte volte questa carta, capito? E mi aspetto anche che il buon Propix, che è stato tanto amato nel mazzo con Thanos, è stato tanto amato nei mazzi con i guardiani, con il ritorno dei guardiani, vada sempre di più a calare. Perché se ci pensate, con War Machine si annulla completamente la sua funzione. Ovviamente ce la devi avere in quel determinato turno, sì, questo è vero, bisogna avere anche un attimo di skill per capire che mazzi hai di fronte e come puoi andare a gestire War Machine al meglio, questo sì è vero. Però le aspettative ci sono e noi sicuramente andremo a cercare di pullarla questa carta, no? Senza che mi fai scherzi, Marvel Snap nelle spot. Bella. Quindi niente, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa macchina da guerra che si suppone e ha delle potenzialità e delle aspettative veramente alte. Noi ci vediamo domani. Anzi, no, ci vediamo stasera in live, ragazzi. Bella lì.